Hello everybody, ciao a tutti, sono Sofia e questo è un nuovo video. Sì, vabbè, ciao. Oggi sono qui per fare un video molto. E niente, in questo video vado subito random, vi farò vedere come modifico le foto. Ok, ho già fatto la foto e come sapete io per modificare le foto utilizzo, ok, VSC o Cam e PixArt. Mi fa male il braccio. Ok, scelgo la foto che l'ho fatta ora. Niente, prendo questa. Qua ci sono tutte le altre foto che ho modificato. Comunque, abbiamo questa foto e scelgo l'effetto. Io ho gli effetti standard, non ne ho comprati perché secondo me è inutile spendere soldi per queste cose. E quindi niente, scelgo sinceramente l'effetto che mi piace. E di solito prendo il T, cioè metto il T1, però abbasso l'intensità. Ok, poi c'è l'esposizione e dipende, la passo sempre e ora ne ho messo meno 2, appunto. E poi anche il contrasto lo abbasso o lo alzo, però qui ho deciso di alzarlo. E poi l'altra cosa che vado a fare sono i punteluce che di solito li metto e poi l'ombreggiatura perché mi piacciono le foto un po' ombrate. E poi una cosa che vado a mettere in tutte le mie foto è la grana, che mi piace davvero tanto e quindi ne vado a mettere abbastanza. Quindi vado a mettere la grana e questa è la foto. Poi se prendo un'altra foto, per esempio questa qui che ho fatto sempre ora, e voglio avere lo stesso effetto, seleziono questa foto, vado qui e clicco copia le modifiche, poi vado sulla mia foto, vado qui, incollo le modifiche e avrò lo stesso feed, quindi le stesse modifiche anche su questa foto e quindi posso avere un Instagram diciamo ordinato. E nulla, ed è tutto quello che faccio nelle foto, perché poi PixArt mi servirà soprattutto per i collage, perché di filtri faccio tutto con VSC o Cam. Ok, ai. Mi fa male il culo perché faccio video a terra. Ok. Questo era il video, spero vi sia piaciuto. Se è così lasciate un bel like, iscrivetevi al canale. E nulla, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!